tante aspettative. Persone di fiducia e competenti. Le scelte del neo sindaco di Cava dei Tirreni Enzo Servalli per la formazione del suo primo esecutivo sono state effettuate tenendo presente queste due peculiarità. Fiducia come quella riposta in tutti e cinque i componenti della giunta, ma anche competenze specifiche. Certo, per qualcuno potrebbe far difetto l'esperienza, ma in questo caso Servalli ripone anche massima attenzione sull'aiuto che giungerà certamente dai responsabili degli uffici comunali. Non una volta il primo cittadino ha sottolineato infatti quanto sia importante il lavoro dei dipendenti dell'ente. Connunzio senatore e vice sindaco, delegato in particolare ai lavori pubblici e ambiente, con Salzano, esperto in bilancio e che ha avuto l'assessorato che ci si aspettava e che abbiamo già conosciuto, Servalli si attende un contributo importante dagli altri tre assessori. Paola Moschillo, subito etichettata da qualcuno soltanto come moglie del consigliere Giovanni Del Vecchio, dimenticando invece le sue peculiarità, professionalità di un avvocato che dovrà occuparsi di politiche scolastiche e giovanili. Devo dire la verità, sono contenta. Io sono contenta sia perché mi ha scelto dal punto di vista personale e mi ha dato una conferma pubblica, però devo anche dire che io sono anche orgogliosa di avere un marito così, voglio dire, non è una cosa che nascondo, sono orgogliosa e una bravissima persona, quindi essere la moglie di, non essere la moglie di, per me non è assolutamente un problema. Vedremo quello che sono in grado di fare. Forse è qualcosa in più avere Giovanni Del Vecchio in casa. Forse si dirà anche è il marito di, quello che è, l'importante è che questo lavoro io lo faccia per la città, che questa è mia volontà, perché capacità non la voglio neanche prendere in considerazione, la giudicherete, che questa mia capacità sia al servizio della città, con orgoglio di tutta la mia famiglia, perché comunque è una famiglia grande. Alle politiche sociali, alle attività produttive e commercio sono stati scelti invece rispettivamente Autilia Vagliano e Enrico Bastolla, la prima altro assessore esterno come per la Moschillo, il secondo invece tra i più votati nelle liste collegate alla squadra di Servalli alle scorse elezioni. Gli obiettivi per entrambi sono veramente molto chiari. Questo è un settore molto particolare che consente di agire in due ambiti diversi. Un primo ambito, cercando di capire le risorse a disposizione e naturalmente utilizzarle al meglio. Però per fortuna è un ambito che consente anche di agire sulla cultura delle persone, e c'è tantissimo da fare, perché al di là delle barriere, ed è una cosa che continuerò a ripetere all'infinito, al di là delle barriere, quelle materiali, quelle architettoniche, bisogna fare un grandissimo lavoro sulle barriere mentali, e se si riescono ad abbattere queste barriere, poi si ha una strada spianata per arrivare e raggiungere tutti gli obiettivi. Quindi è uno di quei settori ad altissimo valore aggiunto, dove per poco si può avere un effetto moltiplicatore. Io ci credo molto. Questo settore è stato mortificato, dobbiamo veramente dare la svolta buona partendo dall'artigianato, partendo dalla piccola e media impresa, dai contenitori, delle grandi imprese e medie imprese che sono presenti a Cava dei Tirreni, e renderle diciamo più agevole nel loro lavoro. Bisogna sburocratizzare al massimo la macchina comunale, cercare effettivamente di rendere veloce il rapporto imprenditori e comune. Io questo l'ho detto già in più riprese, lo rimarco, io sono a completa disposizione, quindi ritenetemi a disposizione per qualsiasi idea. Io ho delle idee, ma sicuramente queste idee possono essere modificate, ampliate con l'apporto dei cittadini, degli imprenditori e di quant'altro può, diciamo, dare il meglio per la città di Cava dei Tirreni. Buon lavoro, grazie.